Buongiorno a tutti, benvenuti a questo evento su disabilità, famiglie e discriminazioni. Sono qui insieme a Marco Berton dell'associazione Volonbright e giornalista, che ringrazio per la sua presenza. Grazie a te Stefano per avermi invitato, sono molto orgoglioso, felice ed emozionato di essere qui. È la mia prima volta da relatore al Salone del Libro, sono sempre stato qui da cronista, quindi mi fa immensamente piacere soprattutto parlare di una tematica a me molto cara come quella della disabilità. E soprattutto anche molto importante, perché forse se ne parla poco. Se ne parla, ma non sempre se ne parla nel modo corretto, spesso si hanno eccessi sia da una parte che dall'altra. Se ne parla, però bisogna sempre parlarne, perché è un tema che può riguardare tutti e tutte. Devo portare i saluti di Luca Trapanese, che purtroppo oggi non può essere presente perché ha la febbre, una febbre molto alta. Ieri l'ho visto e mi ha chiesto di portarvi i suoi saluti e la sua vicinanza. In collegamento invece ci sa Francesco Cannadoro, che adesso credo che la regia lo mandi in collegamento. Ciao Francesco! Ciao a tutti! Come stai? Tutto benvenuto. Bene? Bene, volevo presentarvi Francesco. Allora, Luca lo conoscete già, è il papà di Alba, e Francesco invece è il papà di Tommaso. Lascio la parola a Marco. Grazie Stefano, grazie. Innanzitutto piacere di conoscerti Francesco, ci vediamo per la prima volta, adesso non so se tu riesci a vederci. Sì, io ho un'inquadratura generica del palco. Ok, perfetto. Non ti conoscevo prima anche dell'invito di Stefano, quindi ho avuto modo anche di conoscere quello che fai sui social, su Instagram, su Facebook, insomma. Allora io partirei, l'unica cosa che ci accomuna, noi tre, Stefano, me e Francesco, è che il fatto che parliamo di disabilità, però noi personalmente non abbiamo una disabilità, almeno in apparenza. Quindi anche secondo me è interessante capire il punto di vista e avere una discussione fra comunque persone che vivono la disabilità da vicino in modi diversi, che però non ce l'hanno direttamente. Quindi partirei dalle esperienze personali di ognuno di noi. Io ovviamente mi metto in coda, non so se Stefano è d'accordo, inizierei da Francesco. Ovvio. Quindi Francesco, facciamo finta che noi non sappiamo nulla di te. Raccontaci come hai incontrato la disabilità nella tua vita. Ma io ho incontrato la disabilità nella mia vita tramite mio figlio, fondamentalmente. Io ho un ritorno della mia voce nelle orecchie pazzesca. Non so se arriva, dipende dai vostri microfoni. Se i tecnici dicono che in collegamento c'è un ritorno fastidioso, non so se... Probabilmente sento la mia voce tramite i vostri microfoni, questo potrebbe essere il... Può essere. Noi proviamo a staccarle o magari la regia potrebbe abbassarli. Vabbè, io intanto parlo, no, facciamo così, noi ne ti tolgo uno. Ti sentiamo bene. Ok, io ho conosciuto la disabilità tramite mio figlio quando sono diventato padre. Tommaso farà 8 anni a luglio, è del 2014, e nel 2016, quando ci è stata data una conferma più o meno precisa di quella che era la situazione, ho aperto un blog, inizialmente solo su Facebook, poi diventato un sito, una pagina Instagram, all'interno della quale, semplicemente sfruttando quella che era un po' la mia passioncella per il racconto leggero, cercavo di radunare più persone che ne sapessero più di noi sulla disabilità, no? Perché in Italia la disabilità è particolare, ecco, poi entriamo nei particolari, adesso mettiamo così, è particolare affrontare la disabilità in Italia sotto tanti aspetti. Quindi io e mia moglie ci siamo visti un attimino persi e dispersi. Nel frattempo in cui mi raccontavo, la cosa si è un po' allargata e adesso ho la fortuna di fare come mestiere il divulgatore rispetto a questo tema. La disabilità, secondo me, la cosa bella, ecco,
la butterei su questo. La cosa bella da quando ci sono i social è che a parlare di disabilità sono i diretti interessati, quindi che siano i caregiver, quale sono io, o che siano i disabili. E da quando sono i diretti interessati a trattarla, a parlarne, è cambiata in maniera devastante la narrazione, no? Ci si è allontanati tantissimo da retorica e pietismo che prima erano ovunque, no? Il media principale, quando si parlava di disabilità in televisione, no? Si parlava solo o di eroi o di incredibili sofferenze, cioè non c'era una via di mezzo, no? O soldati decorati, anche se non è vero, quindi o soldati decorati a cui era stata affidata la battaglia che solo loro potevano portare avanti, o persone, o gli ultimi del mondo che bisognava stare attenti a non calpestarli. In realtà io sono convinto che la disabilità, con tutte le sue sfumature, sfaccettature, sia una delle cose che ti può capitare nella vita. Non è certamente una delle cose che qualcuno sceglierebbe nella maniera più assoluta, e come una delle cose che ti possono capitare nella vita può essere affrontata in un modo o nell'altro. Non è un fatto di affrontarla e vincerla, semplicemente affrontarla e andare avanti tu. Può essere fatto in un modo o nell'altro, come tutte le cose che ti capitano nella vita, puoi farcela o non farcela, a prescindere che tu sia caregiver, che tu sia disabile. Quindi io, la mia narrazione parte dal presupposto che non ci sono eroi, non ci sono esseri mitologici, ma e non ci sono neanche poveri ultimi del mondo, ma semplicemente persone a cui è capitata una cosa e nel bene e nel male, con le loro forze, finché ce la fanno e come possono, la affrontano. Né più né meno. Questa è la mia visione della disabilità, molto terrena. Perfetto, grazie Francesco. Allora ribalto la domanda a Stefano: tu come hai incontrato l'argomento e come ti sei avvicinato? Io andavo all'università di informatica, un caro amico, ecco, che ho conosciuto proprio lì mentre studiavo. Io facevo il secondo anno di informatica, lui faceva il primo, e ci siamo conosciuti. Lui si chiama come me, e è paralizzato dalla schiena in giù, e però ha sempre avuto una voglia impressionante di vivere e soprattutto di studiare. Mi ricordo le giornate passate con lui al pomeriggio a studiare matematica, analisi matematica, che era comunque un esame molto molto tosto per... Si sente? Io non... Si sente? Si sente? Si sente. Sì. E sono state, e anche informatica, quindi sono state comunque delle belle giornate passate insieme, e lì ho capito che in realtà la disabilità è, ognuno ha una disabilità comunque, perché tutti quanti abbiamo delle mancanze in qualche modo, che non sono solo a livello fisico ma anche a livello di ragionamento. Penso che la disabilità non è una malattia, la disabilità è solamente un nostro modo di essere, e c'è chi fisicamente, come nel caso di Tommaso e di Alba, quindi Alba ha la sindrome di Down, ad esempio, però hanno un loro modo di esprimere le loro emozioni, di esprimere la loro vita, e aiutare queste persone e soprattutto includerle in un contesto di gruppo classe, e è una cosa che poi ti dà tanto, perché loro sanno darti tanto, lo sanno anche solo con un sorriso darti. Ecco perché mi piace molto, ho visto il video di Tommaso due giorni fa, molto bello, mi sembra che eravate a Bologna, se non erro, e molto bello, e mi è piaciuto un sacco perché esprime il suo essere in vita, esprime la sua voglia di vivere, e penso al titolo, ecco,
di un romanzo che ha scritto come ultimo Luca Trapanese, Le nostre imperfezioni. Tutti quanti siamo imperfetti, chi in un modo, chi in un altro. E la cosa importante è quella di saperci accogliere, saper condividere la nostra vita, ma soprattutto le nostre diversità, che devono essere viste come unicità del nostro essere. È bella la parola unicità, è una parola che ha anche detto Drusilla al Festival di Sanremo durante il suo monologo. L'unicità dell'essere, noi tutti dobbiamo essere coscienti di essere imperfetti, perché nessuno è perfetto in questo mondo, e quindi siamo unici, e questa unicità rende la positività di questa società. Grazie Stefano, e ovviamente bisogna fare, come posso dire, uno sforzo da parte di tutti, c'è bisogno di uno sforzo da parte di tutti per considerare poi le imperfezioni di ognuno, e poi queste unicità fanno sì che siamo comunità, no? Messi tutti insieme. E qui vengo alla mia esperienza personale. Io durante banalmente il mio corso di laurea in servizio sociale ho fatto un tirocinio in una grande casa, all'epoca venivano chiamati centri di riabilitazione, comunque per persone con disabilità gravi e gravissime, e da lì poi il mio percorso si è spostato sulla comunicazione e sul giornalismo, e ho conosciuto qui a Torino appunto questa associazione con cui dopo 13 anni ho ancora il piacere di collaborare, che si chiama Volonbrite, e che è anche partner nell'organizzazione di questo evento. E noi diciamo che nel nostro percorso, che era principalmente lavorativo, perché poi noi siamo un gruppo fatto da persone con e senza disabilità, qui abbiamo due nostri colleghi, Lillo e il nostro presidente Mauro con la polo rossa, ma c'è anche Federico con la videocamera, quindi siamo un gruppo di persone, ragazzi e ragazze con e senza disabilità, che lavorano assolutamente alla pari per promuovere un linguaggio il più possibile moderno e anche accattivante, seguendo un po' anche quelli che sono gli esempi come Luca Trapanese e come Francesco Cannadoro, che è qui con noi. Ed è proprio questa dimensione, loro sono bravi, no, a dare questa dimensione della quotidianità, nel senso non c'è solo straordinarietà, come ad esempio nelle gare paralimpiche e le medaglie d'oro, e non c'è una dimensione solo di sofferenza, che in realtà ci sono, ma non è solo questo, come insomma tutti, anche tutte le persone, c'è una quotidianità, ed è quello che cerchiamo di fare nel nostro lavoro quotidiano di comunicazione con l'associazione Volonbrite. Adesso che abbiamo fatto il giro, diciamo, di presentazioni, siamo entrati un po' nel vivo, passerei un po' a quello che è il focus del nostro incontro, che sono le famiglie e sono le discriminazioni. Abbiamo due famiglie diverse, ma entrambe molto significative, come quella di Francesco e come quella di Luca. Quella di Francesco è una famiglia formata da un marito, una moglie e un figlio. Luca invece è un papà single che ha adottato Alba, che è appunto una bambina con sindrome di Down, e adesso la sta crescendo e sta documentando il suo percorso sui social e sui suoi libri. Allora Francesco, ti chiederei, secondo te, di entrare un po' a fondo nel concetto di famiglia e di descrivermi un po' qual è il tuo pensiero sul concetto di famiglia. Cos'è per te una famiglia? La famiglia, guarda, io ho scritto nel mio ultimo libro, c'è una frase che viene pronunciata da Tommy, in realtà, perché nel mio ultimo libro parla Tommy, che è famiglia, un gruppo di persone che insieme superano le cose, no? E io credo che fondamentalmente questo sia la famiglia. Un gruppo di persone che insieme, aiutandosi, ma non è una cosa che spesso si pensa, almeno si dice, comunque poi qualcuno lo penserà ed è giusto che lo pensi,
che per tenere insieme le cose, una coppia, una famiglia, ci va impegno, ci va sacrificio. Secondo me nel senso che sicuramente la famiglia è una bella piantina che va curata, ma secondo me le famiglie che funzionano meglio sono quelle dove l'impegno che tu ci metti non è che lo senti troppo, cioè ti viene naturale. Quindi è vero che la famiglia è una piantina che va curata, però è una cosa che ti deve venire naturale, perché nel momento in cui tu senti l'impegno di avere l'impegno, forse c'è qualcosa che non va, quindi almeno dal mio punto di vista. Quindi sì, la famiglia secondo me è questo. Poi io sono cresciuto nelle comunità alloggio per minori proprio lì a Torino. Io sono torinese di nascita, quindi la mia prima vera famiglia è quella che ho adesso, no? La mia prima vera famiglia è quella che mi sono costruito, quella che ho imparato a curare, grazie alla mia umiltà di voler imparare a farlo, perché io non ero assolutamente capace. Mia moglie invece sì, lei mi ha dato l'esempio di come si fa, di come è bello avere una famiglia e di come è bello anche tenersela e di come una volta che tu percepisci tutto questo bello, poi ti viene naturale essere ciò che serve alla tua famiglia, no? Perché non è che poi questa cosa va contro il fatto che il papà fa questo, la mamma fa quello. No, ognuno è ciò che serve alla propria famiglia. Ogni famiglia è diversa, ogni famiglia si incastra nel modo suo. Quindi, per me famiglia, il mio concetto di famiglia è bene o male questo. Ecco, legato a questo ti vorrei chiedere ancora questa cosa, che poi è una classica cosa che si studia anche nel corso di laurea per assistente sociale, banalmente, quando si parla di disabilità. Com'è stata la vostra reazione alla scoperta di una disabilità grave come quella comunque a Tommy? Sì, Tommy, tanto perché prima ho mancato di dirlo, così magari per i presenti, Tommy non ha diagnosi, però ha un'atassia cerebellare, quindi il cervelletto atrofizzato, con condizione degenerativa, quindi insomma perde competenze, prima vedeva, adesso non vede, prima mangiava, adesso ha la PEG, insomma questa è la sua situazione. E noi quando ci è stato presentato il conto, diciamo, abbiamo reagito in due maniere diverse. La mia reazione principale è stata quella del che palle ancora a me, il primissimo secondo, no? Io non vedevo l'ora di avere la mia famiglia, di poter dimostrare ai miei genitori che bastava poco, bastava volerlo, bastava esserci. E in quel momento lì invece mi sono ritrovato a dover affrontare una sfida ancora più grossa di quella che pensavo fosse facile da affrontare. E quindi la mia primissima reazione è stata: no, ancora a me, perché? Perché a me? No, è stata egoistica la mia primissima reazione. Mentre quella di mia moglie è venuta fuori un po' più a lungo termine, è stata di negazione. Mia moglie si è buttata sul lavoro. Il primo anno il bambino, praticamente, io lavoravo di notte, di giorno stavo con il nostro figlio e di notte andavo a lavorare. Mia moglie lavorava di giorno e quindi per il primo anno, quasi, i primi 10-11 mesi, per mia moglie è stata negazione, si è buttata sul lavoro e via. Poi a un certo punto si è resa conto che io facevo la guardia notturna, quindi prima o poi avrei preso un palo in macchina se di giorno stavo sempre con Tommy e di notte sempre al lavoro, e si è resa conto che il suo posto era accanto a noi, e abbiamo cominciato ad organizzarci poi diversamente. E dopo un periodo iniziale di com'è che la dobbiamo sfangare sta cosa, come facciamo, perché in Italia, oltre al fatto che c'è poco, però quello che c'è, perché qualcosa c'è, non viene comunicato, quindi spesso e volentieri, oltre a quello che non c'è, c'è anche quello che ci sarebbe ma nessuno te lo dice. Quindi nel momento in cui tu cominci a entrare nella dinamica che ti devi muovere tu, questa cosa qua poi viene fuori da sola, no? Ti fa muovere, ovvio, non viene fuori a tutti. Spesso mi chiedono, concludendo, spesso chi ci segue, perché poi quando fai un percorso social, se seguito, vieni tra virgolette anche un po' mitizzato, no? Cosa che non realistica poi nella realtà. Quindi, come fate a non mollare mai, a essere così incredibili? Non è vero che non molliamo mai, perché molliamo due volte alla settimana, per dire. Quindi non è la disabilità, la disabilità è così, cioè affrontarla. Molliamo due volte alla settimana. E poi io credo che cinicamente, molti dei miei pensieri sono cinici,
io credo che non c'è né un pulsante né un metodo, semplicemente io nella vita ho imparato che per qualunque cosa, disabilità compresa, c'è chi ce la fa e c'è chi non ce la fa. Quando ci capiti dentro, mettici tutto del tuo e spera di essere uno di quelli che ce la fanno, anche perché se speri che sia la società ad aiutarti a farcela, t'attacchi, per come siamo messi adesso, per quanto si sta svegliando in qualche modo, ma non ancora abbastanza. Perfetto, grazie Francesco per averci fatto questo ritratto a 360 gradi della tua famiglia. Alla fine poi entreremo anche nei discorsi, nei rapporti con le altre famiglie più avanti, anche dei social, del racconto. Tornerei a Stefano Peiretti invece chiedendo invece il tuo concetto di famiglia. Cos'è per te una famiglia e se hai incontrato e hai incontrato famiglie che vivono la disabilità in qualche modo, che impressione hai avuto e come ti sei avvicinato? Io mi allineo molto al pensiero di Francesco e con quella bellissima frase scritta in quel libro che riporta, ecco, che riporta i racconti, ecco, le fiave di Tommy. E famiglie, è bello parlare di famiglie perché vi è una pluralità di famiglie diverse in questa società e nuovamente bisogna saper vivere serenamente e soprattutto imparare ad includere. E purtroppo in questa società non c'è una totale inclusione delle famiglie. Si parla sempre di famiglia tradizionale, una parola che personalmente voglio cancellare, perché che cos'è la tradizione? Cioè, perché continuare a parlare di tradizioni quando la società è in continuo divenire? Famiglie ce n'è un'infinità, come dicevo prima, e il saper condividere la vita e le difficoltà della vita stessa è già, tutti insieme, è già essere famiglia. È già essere famiglia, come dice Francesco, ma soprattutto, ecco, è vero, uno non ce la fa oppure ce la fa impegnandosi al massimo, ma già solo l'impegnarsi a cercare di risolvere i problemi che di volta in volta ci si presentano davanti è già un passo in più verso quello che è avercela fatta. Basta metterci il cuore, basta metterci la volontà e a quel punto è fatta. E certo, magari non raggiungerai un obiettivo stratosferico nella vita, non risolverai tutti i tuoi problemi, però credo che la forza dell'unione, di un'unione che è saldo in qualsiasi famiglia, è la forza che muove tutta la famiglia stessa per risolvere quel problema. E io ho conosciuto in primis la famiglia di Alba e di Luca, con cui abbiamo fatto un evento lo scorso anno qui al Salone del Libro, sempre in Arena Piemonte, e abbiamo parlato di diversità e bullismo e discriminazioni, perché era importante passare dei concetti di non solo di inclusività, ma anche di educazione all'empatia e educazione alle diversità, una rieducazione, ecco, di chi della nostra società, ecco. Se noi pensiamo alle discriminazioni in sé, ma parliamo anche solo di bullismo nei confronti, in questo caso oggi parliamo di disabilità e di diversità, credo che al di là del, e comunque è una discriminazione attuare bullismo, quindi chi è che perpetua, ecco, l'atto da bullo è comunque una persona da rieducare e non tanto da additare e punire,
bisogna riprenderlo, rifargli fare un percorso di educazione. Grazie, grazie Stefano. Allora Francesco, entriamo anche con te nel discorso discriminazioni, sempre legato alla tua famiglia. Com'è il rapporto della vostra famiglia con le altre famiglie che non hanno magari figli con una disabilità? E avete subito discriminazioni? Come le avete affrontate? Puoi raccontarci qualche aneddoto anche che magari può essere interessante ed esemplificativo per il pubblico? Ma guarda, dirti che abbiamo subito discriminazioni dirette da altre famiglie ti direi una bugia, nel senso che noi comunque non abbiamo subito grandi discriminazioni dirette. Poi ovvio, nel momento in cui io faccio l'esempio più banale di tutti, che poi in realtà è quello che ritorna nella vita di tutti, nel momento in cui io ho lo stallo con concessione sotto casa e ogni due per tre devo chiamare i vigili, quello è qualcuno che fa parte di un'altra famiglia e che mi sta discriminando. Quindi questo è già un esempio calzante, direi. Esatto, esattamente. E quindi no, io direi che in linea di massima, più che da altre famiglie, che per quanto poi ognuno fa parte di una famiglia, quindi alla fine sono altre famiglie, la discriminazione arriva sì dalle abitudini della società, dalle cattive abitudini della società più che altro, tornando a riprendere l'esempio del banalissimo dello stallo con concessione. Ma io sono convinto anche di una cosa, facendo un piccolo passo indietro sul ragionamento, che ciò che diventa poi discriminatorio senza volerlo essere sin da subito è l'atteggiamento che si ha nei confronti della disabilità nel momento in cui si permette alla retorica di alzare un muro. Adesso la spiego. Nel momento in cui tu pensi che io sia un soldato, io o mio figlio, siamo dei soldati decorati che ce la facciamo benissimo, in quel momento lì quella è una caramellina zuccherosa che si ciuccia chi vuole deresponsabilizzarsi inconsciamente anche, perché non è che sono tutti cattivi, nel senso non è che uno anche inconsciamente, nel momento in cui tu pensi che io sono un soldato decorato e ce la faccio da solo, in quello stesso momento ti giri di qualche grado dall'altra parte, questa cosa alza il muro, e nel momento in cui tu ti giri di qualche grado dall'altra parte, non guardi più nella mia direzione perché sei convinto che ce la faccio, che io sono abbastanza per quello che devo affrontare, non ti rendi conto veramente di quello che io vivo, io come caregiver o io in quanto disabile, e in quel momento lì, da quel momento lì non riesci a connetterti con ciò che io vivo, conseguentemente lo ignori, conseguentemente ogni tuo passo potenzialmente, non conoscendo il mio mondo, perché non lo vedi avendo alzato questo muro fatto di retorica, ogni tuo passo potenzialmente è una inconscia discriminazione. È un concetto un po' complicato, però mi piace molto, cioè ci tengo molto perché sono convinto fermamente di questa cosa qua. No, no, è stato chiaro, direi, almeno. Io credo che abbiamo colto assolutamente quello che volevi dire. E però a questo punto il problema è un altro. Come fare a evitare le discriminazioni o a fare sì di creare una cultura, no, che contribuisca ad abbattere quel muro di retorica di cui parlavi tu, Francesco? Qui la comunicazione fa molto. Stefano, tu che sei uno scrittore anche, un attivista, perché comunque hai scritto il libro sul bullismo e non solo, secondo te qual è il segreto, che poi alla fine non deve essere un segreto perché esatto, è una pratica quotidiana, quale può essere la chiave per abbattere questo muro, credo, che poi era creato dai meccanismi che ci spiegava appunto Francesco? Credo che non esista un segreto. E ciò che bisogna puntare è un'educazione, come dicevo prima, che deve partire sin dagli asili, sin dalle materne. Per quale motivo? Da alcuni studi condotti anche a Roma di qualche anno fa, ci sono tantissime maestre delle scuole asili nido che iniziano già a dire: guardate che i bambini sono già pieni di rabbia a quell'età, a 2-3 anni. Sono degli studi che esistono e
E quindi nel momento in cui noi come scuola, come insegnanti, come persone attive anche sui social, penso a tutta l'attività sui social di Francesco, di Luca, che trasmettono dei messaggi positivi e che aiutano la nostra società a ragionare su un tema importante come quello della disabilità, allora a quel punto rendiamo la nostra società cosciente di quello che c'è nel mondo e di quello che c'è all'interno della nostra società. Iniziamo a sensibilizzare sul tema, sempre di più sul tema della disabilità, ma anche delle diversità. E quindi secondo me parte tutto non solo da un'educazione in casa, ma anche da un'educazione che deve venire dalle scuole, in una sinergia tra scuola e famiglia, perché se no non si va da nessuna parte. Non si può pensare di educare un bambino solo a casa parlando di diversità e di discriminazioni che si possono perpetrare nei confronti di persone diversamente abili. Mi viene in mente qualche episodio che è capitato qualche mese fa su dei ragazzini che erano in sedia a rotelle e che sono stati bullizzati. Ma l'attività sui social, l'attività di scrittura, quello che fanno anche Francesco e Luca, sono delle attività importanti per poter sensibilizzare molto di più la nostra società. Con un libro vero non si arriva in capo al mondo, ma dobbiamo seminare dei semi di speranza nella nostra società. Bisogna saper arrivare nelle scuole e le scuole si devono fare anche promotrici, ecco, di questi temi. E vedevo a pranzo, che sono rientrato da mangiare, vedevo una scolaresca di bambini che avranno avuto 7-8 anni. Erano lì tutti seduti e c'era un bambino in carrozzina. Ma voi dovevate vedere come i suoi compagni lo aiutavano a fare il pranzo al sacco. Era impressionante. E mi si è accesa una lampadina e ho detto: questa cosa la devo dire all'evento, perché... E sono dei messaggi di speranza che arrivano da quella che è l'innocenza dei bambini e soprattutto la spontaneità dei bambini a quell'età. Beh, bello che tu l'abbia detto, che dovrebbe essere poi la normalità delle cose, anche se il termine normale non è proprio appropriato, però era per rendere l'idea. E allora ha introdotto un po' il tema della comunicazione, dell'educazione, e io lo giro, lo riverso tutto su Francesco, che ci dovrà raccontare perché hai deciso di diventare un influencer di questa tematica, da adesso 80.000, mi sembra, follower su Instagram. Sì, sono quasi poco più di 80.000 su Instagram e altrettanti su Facebook. Perché? Come hai iniziato? Quando hai deciso di farlo? E come sei arrivato adesso ad essere un personaggio pubblico, se così possiamo chiamarti? Ma guarda, io in realtà non avevo queste mire, io realmente avevo intenzione di cercare persone di attirare persone che ne sapessero di più di noi sulla disabilità per venire a capo di alcuni quesiti, né più né meno. Cercavo all'epoca, era il 2016, c'erano tante pagine Facebook, gruppi Facebook all'interno dei quali non si riunivano persone per scambiarsi idee, cose. Io puntavo a fare una cosa del genere. Nel tempo la cosa, dato che mi viene bene di fare il pistola, io dico, nel tempo le persone poi si sono un po' affezionate a questo nostro giocare all'interno anche dei nostri contenuti, sono arrivate sempre di più, si sono fermate. Ma la cosa bella che poi ha fatto di fatto di noi influencer, che poi è questo termine, quando uno dice influencer sembra sempre che stia dicendo una parolaccia, in realtà semplicemente è l'influenzare, no? Che è quello che noi cerchiamo di fare. La cosa bella
è che molti, quando facciamo degli eventi o presentare il libro, io chiedo sempre in quanti tra quelli presenti hanno direttamente a che fare con la disabilità. E spesso e volentieri metà delle persone che sono lì, che sono venute a vederci o a sentirci, non hanno a che fare con la disabilità. E questa è una vittoria devastante del tono e del modo, dell'assenza di retorica, di pietismo, perché la gente ha già i fatti suoi. Se tu gli lanci addosso i fatti tuoi, quella li schiva, non li prende per vedere come sono, cucciolino poverino. Quindi la gente arriva, si fa una risata, si intenerisce magari con gli occhioni di Tommy, perché no, e torna per riprovare la stessa emozione, che sia di divertimento o di tenerezza, e a mano poi si affeziona, rimane e viene poi coinvolta in quelli che sono dei dibattiti, delle cose che riguardano poi la disabilità. E questo secondo me è il modo giusto per attirare persone e educarle, diciamo, alla disabilità. Perché se tu prendi una persona in Italia, purtroppo in Italia, e lo dico anche andando contro a me, nel senso, se nessuno è lettore tutti sono scrittori, no? Nessuno ascolta e tutti parlano, è così, e ogni singola persona è così. Quindi in Italia al momento mettere uno sulla sedia e dire adesso ti insegno quello che devi fare non funziona, a mio avviso non funziona. Se lo coinvolgi in qualcosa di diverso e fai in modo che lui sia, la persona sia convinta che il pensiero stia nascendo da dentro se stesso, che non sei tu a insegnargli qualcosa, ma che ciò che ha visto gli ha fatto capire che, allora, ed è qui che entrano in gioco i social con la loro leggerezza e con... la cosa deve essere gestita non salendo in cattedra, a meno che non ci siano dei temi importanti da affrontare o situazioni particolari sulle quali poi è giusto bastonare. Anche io a volte bastono su alcuni argomenti, però lì insomma poi è un po' il personaggio, no? del un po' irruento che alle volte viene fuori. Però è così, bisogna fare le cose insieme alle persone. Ecco, fare le cose insieme può essere secondo me la via maestra per influenzarli, tornando all'inizio dell'influencer. Ancora due domande su questo argomento, però brevissime, ti chiederei delle risposte un po' più rapide. Sì, perdonami, io sono logorroico. No, ma ci mancherebbe, perché stiamo anche avviandoci verso la conclusione e volevo ancora toccare due argomenti. Come la vive Tommy questa sua notorietà social? Sarebbe da chiederglielo, nel senso che Tommy comunque noi non abbiamo un reale metro di quanto Tommy sia cosciente di ciò che gli accade. Diciamo che Tommy percepisce, e di questo ne abbiamo un metro assoluto, percepisce le emozioni, quindi l'amore, la felicità. Noi in casa siamo sereni, lui è sereno, tutto questo crea un circolo vizioso di serenità e felicità, lui è sereno, quindi tutto quello che stiamo facendo finché lui è sereno va bene. Era proprio questo la domanda. Sono stato breve, brevissimo, stato breve. Perfetto. E la seconda, che qui potremmo aprire un mondo, però ti chiederei anche di essere altrettanto breve. Hai avuto a che fare con degli haters sui social? Apri un mondo veramente. Sì, ti faccio una breve descrizione della tipologia di haters, più che altro, perché ovviamente da noi non è che ci abbiamo gli haters della Ferragni che ci invidiano la vacanza, no? Nel senso, però in realtà, dato che fondamentalmente l'haters sul social non è nient'altro che qualcuno che si frustra del fatto che tu faccia qualcosa che lui non può, che tu, no? Perché questo è l'hater fondamentalmente. Noi abbiamo gli hater della nostra serenità, ecco, spesso e volentieri ci capita, fortunatamente non così spesso, però ci capita di essere attaccati perché ostentiamo una felicità che stona con la condizione drammatica che viviamo, e a quel punto lì subentra il discorso del pietismo, no? Perché chi vive la disabilità deve per forza vivere una situazione drammatica. Ok, ci sono dei momenti, dei picchi di drammaticità,
che vengono comunque condivisi anche quelli, seppur comunque edulcorati, perché poi a un certo punto diventano affari nostri, però si può ridere, essere sereni e felici anche con la disabilità. Io gli haters inizialmente ci rimanevo male quando si veniva accusati di qualcosa, perché dicevo: cavoli, cosa sto sbagliando, ma perché adesso io sono diventato il re del ban facile. Io te la spiego una volta, se non la capisci ban, non mi interessa tanto, se sei haters non puoi portare nulla di buono né a me né agli altri che seguono questo percorso. Perfetto, grazie. Allora, hai detto una parolina magica, che è pietismo. Allora, il termine speciale riferito alla disabilità, Francesco già fa un'espressione un po' contraddetta. E cosa ne pensate? Io non dico nulla, potrei anch'io parlare 10 minuti. Si può usare, cioè vi senti, cioè Francesco, ti senti un papà speciale? Cioè Tommy è un bambino speciale? E Stefano, cosa ne pensi del termine speciale legato alla disabilità? Forse che magari faccio parlare a Stefano un attimo, sì, per, sì, assolutamente, per fare un, sì, po' di... Speciale, credo che tutti siamo speciali, ma soprattutto persone come Francesco e Luca e come i bambini, i loro figli, ecco, che accudiscono in una maniera strabellissima, perché all'interno delle loro famiglie non c'è pietismo, ma c'è serenità, c'è amore, c'è anche divertimento, perché... vedo che si ride, si scherza, ma anche questo è un modo di essere sereni, non solo nell'essere agitati quando il bambino magari o la bambina è in una situazione magari di salute non tanto bella. E penso quando ad esempio qualche tempo fa purtroppo Tommy ha dovuto stare un po' di tempo in ospedale, ecco, mi ricordo, ecco, il messaggio postato sui social da Francesco, dove ovviamente c'era preoccupazione, c'è sempre un ricambio in un modo o nell'altro, non solo la preoccupazione ma anche la gioia di avere un figlio, ma soprattutto di poter esserci, che è una, è molto importante questa parola, esserci vicino. Io ovviamente non so cosa Tommy o Alba percepiscano, ma sicuramente percepiscono l'amore, sicuramente percepiscono la vicinanza, sicuramente percepiscono quella che è la serenità all'interno delle loro famiglie. Quindi, per arrivare alla parola che hai detto tu, speciali, sì, Tommy e Alba sono due bambini speciali, come tutti i bambini speciali, ma soprattutto noi qui adesso, purtroppo Luca oggi non è potuto venire, credo che ci siano due persone importanti, che sono Francesco e Luca, che ci possono insegnare davvero che cos'è essere speciali, perché affrontare... Tutti quanti, come dicevo, i genitori sono speciali perché nessuno ha il libretto di istruzione, ma loro sanno reinventarsi ogni giorno. E questo è veramente una cosa straordinaria che ho potuto notare in loro due. Francesco, cosa ne pensi tu sull'argomento? Guarda, allora io per citare il buon Mughini, io aborro il termine speciale, ma guarda, questa te la riesco a fare veramente brevissima, perché è davvero molto breve. Nel momento in cui tu definisci una persona speciale solo ed esclusivamente in virtù della sua disabilità, perché di questo stiamo parlando, no? I disabili sono persone speciali perché danno tanto, perché insegnano molto. Io te ne presento 30 di disabili a cui daresti una sberla appena aprono bocca, perché così, ma perché sono, e lì no, bisogna normalizzare. Scusate, uno è una persona, uno è il nostro presidente, io Mauro dopo
Quindi nel momento in cui tu questo termine me lo affibi semplicemente in quanto disabile, tu stai mettendo l'accento non sulla mia persona, ma sulla mia caratteristica, sulla mia disabilità, quindi mi stai etichettando, e le etichette si mettono ai salami. Questo è quello che io penso della parola speciale. È partito l'applauso, non so se lo senti, lo stai sentendo. È partito l'applauso. Ok, allora ci avviciniamo verso la conclusione e vi chiederei di riflettere su questa, è una un po' delle mie, non dico massime perché è brutto, non è una massima, però è un po' un punto fermo nella mia storia e anche nel mio lavoro, perché alla fine io faccio il giornalista e mi occupo di tematiche sociali e della disabilità in particolare. Perché la disabilità deve essere considerata un valore, la disabilità, e non è la persona ad essere un valore, e la disabilità è una delle caratteristiche che compongono il variegato mondo delle persone. Quindi vedere la disabilità non come un valore in se stesso, ma una caratteristica della persona, ed è poi la persona a essere un valore. Cosa ne pensate? Sono assolutamente d'accordo e concludo qui il mio intervento. Sì, concordo anch'io, chiaramente non è solo la caratteristica, e non è la caratteristica che ci rende in un modo o nell'altro speciali, come dicevo prima. Tutti quanti in un modo o nell'altro siamo diversi, tutti quanti in un modo o nell'altro manchiamo di qualcosa, e quindi quello che è importante è valorizzare ciò che siamo realmente, ma non come caratteristica, ma l'essere noi stessi, perché essere noi stessi vuol dire esprimere tutto ciò che noi siamo. Però posso, solo vai, c'è vai. Una cosa che non me ne volere Stefano, solo una cosa, no. Io beh, bello che ci siano punti di vista differenti su cui confrontarsi. Sì, no, beh, ma nel senso, sul discorso, io una cosa una cosa che non sono mai riuscito a comprendere, dico digerire, ma a comprendere, insomma, è il fatto del, no, tutti siamo disabili in qualcosa. Io perché non la condivido questa cosa qua? Perché tutti siamo disabili in qualcosa, perché tutti abbiamo delle cose che non sappiamo fare, però io paragonare la mia incapacità di fare la calza a quella di mio figlio a stare in piedi da solo, non ce la faccio, cioè nel senso, no, la trovo, io credo che una delle cose dalle quali bisogna passare per il discorso inclusione, per far capire alla società, è proprio far capire che comunque la disabilità c'è, esiste, e comprendendola, solo comprendendola appieno, si può cercare in un modo o nell'altro, il discorso durerebbe un milione di ore, quindi non lo affronto, si può cercare di creare inclusione. Perché finché noi siamo convinti che ognuno ha la sua disabilità, secondo me siamo convinti della cosa sbagliata e non andiamo... è vero che tutti siamo bravi in qualcosa o non bravi in qualcos'altro. Però, insomma, ci sono anche delle situazioni che invece è giusto riconoscere per quello che sono, e solo riconoscendole veramente per quello che sono, la società può, no, formarsi intorno, anche intorno a quelle situazioni, perché altrimenti passerebbero in mezzo a tutte le altre. Questo è il mio pensiero. Partito un altro applauso nel frattempo. Stai facendo incetta di applausi. Okay, potremmo chiudere qui con questa tua riflessione finale all'intervento. Direi solo un'ultimissima cosa, che è una cosa importante anche riguardo il linguaggio. Il linguaggio ha una importanza fondamentale, quindi è importante saperlo, ma ed è anche attraverso l'azione di voi attivisti, influencer, che si può fare, come te, come Luca, ci sono altri nomi che mi vengono in mente, Marina Cuollo, Sofia Righetti, Valentina Tomirotti, sono persone con disabilità motorie che fanno anche molto su questo, da questo punto di vista. Dobbiamo capire anche nel rapportarsi che certi termini sarebbero forse da eliminare dal nostro vocabolario, tipo diversamente abile, adesso è uscito prima, però perché non si è diversi in un'abilità, perché c'è prima di tutto la persona, quindi persona con disabilità sarebbe il termine, la terminologia da accettare a livello universale.
chiaro che poi ci sono sfumature, il discorso del linguaggio è molto complesso, però è anche quello che cerchiamo come associazione Volunbrite di fare tutti i giorni con i nostri servizi, dando spazio a, a tutte le realtà e alle persone che fanno parte di questo, di questa piccola parte, piccola grande parte di mondo. Ok, ringraziamo Stefano Peiretti per aver il padrone di casa, perché ci ha invitato. Padrone di casa è la regione Piemonte. È la regione Piemonte, giustamente, scusate, mi sono dimenticato. Grazie a Francesco Cannadoro per la sua testimonianza. Grazie Francesco. Grazie a voi al pubblico. L'invito. Io ringrazio solo i membri della mia associazione che sono qui, Federico che sta facendo le riprese, il nostro presidente Mauro, Lillo con la Polo Bianca, Mattia, Federica e Anna che stanno facendo servizio civile da noi. Grazie, se volete siamo a disposizione anche adesso per fare due chiacchiere noi, e non perdete l'appuntamento successivo che dirà Stefano, che parlerò del mio ultimo libro sulla strage della ThyssenKrupp, facendo memoria dei 7 ragazzi che sono morti in quel tragico evento, e quest'anno ricorre il 15° anniversario. Okay, grazie, a dopo. Grazie. Salutiamo anche Luca Trapanese, che non è stato qui con noi, che però con la, l'anima è qui sicuramente. Con il cuore ci arriviamo. Grazie a tutti e tutte. Grazie buon Francesco. Buon salone. Un abbraccio a te, Tommy e tutti quanti.